la sessualità femminile. Non so se avete mai sentito questo termine. Benvenuti su Voltare Pagina. Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Io sono Manuela, se questa è la prima volta che passate da qui mi raccomando iscrivetevi subito. Allora, oggi sono particolarmente contenta perché sto per presentarvi uno di quei video che mi piacciono particolarmente. Ci sono dei video che mi diverto molto a immaginare, a scrivere, a preparare, e in questo caso effettivamente insomma è andata così. Mi sono divertita molto nel fare le ricerche per preparare questo video e penso che mi divertirò molto adesso nel registrarlo, perché sto per parlarvi di un tema che mi sembra molto interessante. Sto per darvi una di quelle chiavi di lettura, per così dire, che mi piace darvi ogni tanto e che consentono di avere un approccio, per così dire, più consapevole nei confronti dei libri, della letteratura, della storia, della letteratura, del testo scritto in generale, o anche del testo orale, tra l'altro. E quindi oggi, nello specifico, parleremo del topos letterario. Non so se avete mai sentito questo termine, se lo conoscete, se lo usate, se sapete esattamente cosa significa, oppure se lo sentite oggi per la prima volta. In ogni caso, nel video di oggi parleremo del topos letterario. Vedremo che cos'è, vedremo la definizione di questo termine. Vi faccio uno spoiler: il topos letterario non è lui. E poi vedremo insieme 5 dei topoi letterari. Il plurale di topos letterario è topoi letterari. Quindi vedremo insieme 5 dei topoi letterari ricorrenti nella storia della letteratura. Naturalmente ne ho scelti 5 che mi sembrano appunto particolarmente interessanti e di cui avevo voglia di parlarvi, ma ce ne sono molti, molti, molti di più. Iniziamo subito con la definizione. Che cos'è un topos letterario? Un topos letterario può essere definito come un luogo comune nella letteratura, luogo comune senza connotazione negativa, e adesso preciseremo in che senso. Si tratta cioè di uno schema narrativo, di una figura, di un tema, di un motivo, di idee, di immagini, di situazioni che sono ricorrenti nella storia della letteratura. Un topos letterario naturalmente può anche adattarsi ai singoli contesti letterari, alle singole epoche, alle singole opere. Cioè un topos letterario può anche essere ovviamente rielaborato, e si tratta di un elemento importante in letteratura perché tipicamente attraverso un topos letterario si può affrontare un tema universale, qualcosa quindi di tipico dell'esperienza umana. Ora, la cosa importante da sottolineare è che il topos letterario non è qualcosa di svuotato di significato, anzi, e qui quindi possiamo sottolineare la differenza rispetto a uno stereotipo, che invece appunto può essere una rappresentazione schematica e superficiale, cioè qualcosa di banale e prevedibile. Capita, no, quando leggiamo i libri, di vedere degli stereotipi, cioè di vedere appunto delle situazioni, dei personaggi, dei dialoghi che sono banali, prevedibili, scontati. Ecco, lì siamo più nell'ambito dello stereotipo nel senso negativo, no, della parola, cioè qualcosa di privo di profondità, di privo di sfumature, che si limita appunto a una visione schematica e superficiale, mentre con il topos stiamo parlando di qualcosa di diverso. Bene, ora che abbiamo capito cos'è il topos letterario, vediamo 5 esempi di topoi letterari che appunto, come vi dicevo in apertura, sono particolarmente importanti, anche se assolutamente non sono gli unici, ovviamente. Li descriveremo, ne parleremo e vi darò degli esempi per ognuno di questi 5 topoi. Iniziamo con il topos del viaggio dell'eroe. Ecco, sicuramente già starete pensando a un certo numero di libri dove effettivamente avete accompagnato un protagonista in un viaggio fisico, molto spesso, o metaforico, o entrambe le cose, evidentemente. Quindi questo topos descrive il percorso di un personaggio che intraprende un viaggio, appunto come dicevo adesso, fisico o spirituale o metaforico, e che tipicamente deve superare delle prove, magari sconfiggere dei nemici, superare degli ostacoli per raggiungere un obiettivo. Questo naturalmente è un tema universale che rappresenta il percorso di formazione, che rappresenta la maturazione, l'evoluzione, la trasformazione interiore del protagonista. Un esempio lontano da noi nel tempo ovviamente è l'Odissea di Omero. Un altro esempio invece molto più recente può essere naturalmente quello del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, di cui tra l'altro vi parlavo proprio nel video della settimana scorsa. Nel Piccolo Principe abbiamo questo protagonista che intraprende un viaggio, addirittura un viaggio su diversi pianeti, e questo viaggio naturalmente ha un valore simbolico, ha un valore metaforico,
perché come vi dicevo nel video precedente, appunto su ogni pianeta il piccolo principe incontra un personaggio che rappresenta un vizio o un comportamento tipico dell'essere umano, e quindi il piccolo principe impara ad osservare, a conoscere questo vizio, questo comportamento, e quindi ecco, trae degli insegnamenti, fa le sue considerazioni a partire da questo incontro, e quindi ogni incontro, ogni tappa del viaggio gli serve per capire delle cose sugli altri, su come funzionano le cose, sulle dinamiche dei rapporti umani, sui comportamenti dell'essere umano, su se stesso naturalmente. E quindi insomma in questo senso questo libro è proprio rappresentativo di questo topos che dicevamo del viaggio dell'eroe, del protagonista. Ora, il secondo topos di cui voglio parlarvi è quello dell'amore impossibile. Sono sicura che anche in questo caso, appena mi avete sentito dire amore impossibile, vi siete detti: ah, certo, ovviamente, e vi saranno venuti in mente vari esempi di libri che sicuramente avete letto dove insomma si ritrova questo topos, dove c'è una storia che racconta un amore impossibile. Tipicamente questo topos racconta le vicende di due amanti, di due innamorati, il cui amore è impossibile, o comunque la cui relazione viene complicata da elementi come le differenze sociali, come le origini familiari o anche a seconda, no, il destino stesso, no? Due persone quindi che vengono ostacolate nel loro desiderio, nella loro voglia di amarsi e di stare insieme. Anche qui potremmo citare decine di esempi, ovviamente vi citerò Romeo e Giulietta di Shakespeare, ma anche I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, naturalmente è costruito anche, non solo naturalmente, su questo topos. E per darvi un esempio più recente di un libro che vi cito spesso perché lo amo molto, L'amante di Marguerite Duras è sicuramente un libro dove ritroviamo, tra le altre cose, tra le tante cose interessanti, anche questo topos, perché lì abbiamo la storia di un adolescente francese che vive nell'Indocina francese e che vive una relazione con un cinese ricchissimo, ma il loro matrimonio è eventualmente reso impossibile dalle origini, dalla situazione sociale, dal contesto coloniale, tra l'altro, dell'epoca, dalle famiglie, eccetera, eccetera. Al di là di tutto, tra l'altro, vi consiglio davvero di leggere questo libro se non l'avete ancora letto. Per quanto mi riguarda, è uno di quei libri proprio che mi accompagna veramente da tantissimi anni, che ho letto, riletto, non so neanche io quante volte, che ho amato e che amo tantissimo e che mi sembra proprio una perla. Passiamo al topos successivo, che è molto interessante e che è questo: la natura come specchio dell'animo umano, come riflesso dell'animo umano. Allora, questa può essere una cosa che magari, se non abbiamo una formazione letteraria, può saltare meno agli occhi rispetto ai due precedenti, rispetto all'amore impossibile, rispetto al viaggio dell'eroe. In questo caso abbiamo la natura, il paesaggio, le stagioni, gli elementi naturali che diventano simboli delle emozioni umane, che rappresentano metaforicamente la personalità, le emozioni, i sentimenti dei personaggi e la loro evoluzione psicologica. Quindi insomma, la natura come riflesso, come specchio della psicologia, dell'evoluzione psicologica, delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti dei personaggi. Allora, vediamo degli esempi. Il primo esempio che posso darvi riguarda la poesia romantica. E quando dico poesia romantica intendo dire la poesia del romanticismo, cioè di quel movimento letterario che si chiama romanticismo e che caratterizza, diciamo, orientativamente la prima metà del XIX secolo. E in quel tipo di poesia è una caratteristica proprio fondamentale questa corrispondenza tra gli stati d'animo, le emozioni, i sentimenti, la psicologia del personaggio, del narratore, del poeta, e il paesaggio e gli elementi naturali, eccetera, eccetera. Concretamente questo cosa significa? Insomma, tanto per capirci, significa che se abbiamo un personaggio tormentato, infelice, frustrato, molto probabilmente il poeta ci descriverà un paesaggio cupo, oscuro, grigio, tempestoso. Quindi ci sarà questa corrispondenza, questo eco fra lo stato interiore del personaggio e il contesto esteriore, cioè la natura, il paesaggio che vengono rappresentati, e che quindi diventano una rappresentazione metaforica dell'interiorità del poeta, del narratore, del personaggio. E ora vi invito quindi a farci caso: se nel libro che state leggendo o nei libri che leggerete in futuro trovate una scena, per esempio, in cui ci sono due personaggi che vivono una scena di passioni intense, magari negative, quindi che vivono un litigio, una scena in cui c'è un disaccordo profondo, magari gridano, magari si separano se si tratta di una coppia, o magari attraversano una crisi che dopo il litigio viene superata, ebbene, in una scena del genere
chiedere, non sarà un caso se l'autore avrà detto, magari all'inizio della scena, che mentre questi litigano ferocemente fuori c'è un temporale, dopodiché magari l'autore appunto ci racconta tutta la scena, ci mette i dialoghi fra i due, ci fa vedere come i due si spiegano, si capiscono, magari arrivano a una soluzione e guarda caso alla fine di questa scena l'autore potrebbe dirvi che intanto non piove più e un raggio di sole fa capolino. Ebbene, se leggete una cosa del genere sappiate che questo non è un caso, ma che lì l'autore sta giocando con questo topos attraverso il quale quindi ci sta dando degli elementi legati al paesaggio, alla natura, eccetera eccetera, che riflettono, che rappresentano metaforicamente la situazione psicologica, emotiva che stanno attraversando i personaggi. Vediamo ora il topos successivo. Il topos successivo è quello del doppio. Questo è un topos che esplora la duplicità dell'essere umano, dell'identità umana, e quindi il confronto, molto spesso la lotta, fra diverse parti di sé, tipicamente quindi il conflitto fra il bene e il male, fra la luce e l'ombra, no? Che ciascuno di noi ha in sé. In questo caso posso citarvi due esempi abbastanza rappresentativi, che sono Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Ora passiamo al quinto e ultimo topos, che vedrete è particolarmente interessante, forse, o comunque insomma ci consentirà di fare ragionamenti interessanti. Il quinto topos, che in realtà è un quinto barra sesto se vogliamo, no, perché c'è il rovescio della medaglia, comunque il quinto topos è quello della donna salvatrice. Quando troviamo un libro o una poesia o uno scritto in cui abbiamo una figura femminile salvatrice, cioè una figura femminile che assume un ruolo appunto di salvatrice, che porta speranza nella vita del protagonista, che porta un cambiamento positivo nella vita del protagonista, tipicamente attraverso l'amore, la compassione o comunque sentimenti positivi, di bontà, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla salvezza del protagonista, ecco, in questi casi abbiamo il topos della donna salvatrice. Un esempio in questo caso naturalmente è la Beatrice della Divina Commedia di Dante, che guida l'uomo verso la redenzione e la salvezza. Ora, qual è il risvolto della medaglia che vi annunciavo un attimo fa di questo topos? Ebbene, un altro topos che è diametralmente opposto, che è quello della donna fatale o femme fatale, in cui viceversa abbiamo la figura di una donna tentatrice che appunto induce l'uomo in tentazione, che lo spinge verso il peccato, talvolta persino verso la distruzione, cioè una donna che approfitta della sua bellezza, del suo fascino, del suo potere per manipolare l'uomo e talvolta addirittura distruggerlo. Ora, naturalmente, che ve lo dico a fare, quest'ultimo topos è carico di connotazioni negative, propone una visione della donna ovviamente negativa, legata a certi stereotipi, legata anche alla paura della sessualità femminile, quindi questo è sicuramente un topos legato storicamente a una visione patriarcale della donna. Naturalmente concludo dicendovi che nella letteratura contemporanea, ma anche nella lettura che si fa oggi dei libri e nella critica letteraria attuale, più attenta naturalmente alle istanze del femminismo, più attenta a un'interpretazione del mondo e dei rapporti umani che, nella misura del possibile e per chi appunto ha voglia di andare in quella direzione, cerchi di evitare visioni stereotipate dell'uomo, della donna e delle relazioni fra i due sessi, c'è stato un ripensamento di queste figure e quindi quando troviamo questi topoi li leggiamo, li affrontiamo con una consapevolezza insomma diversa, che è quella che la contemporaneità ci dà. Bene, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete un mi piace, soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Aspetto come sempre di leggere i vostri commenti qui sotto, voi sapete che io sono sempre molto molto contenta di leggervi e di rispondervi, e devo dire che oggi forse in modo particolare sono curiosa di sapere cosa pensate di quello che abbiamo raccontato in questo video. Fatemi sapere se conoscevate già questo termine, se sapevate cos'è un topos letterario, e fatemi sapere se eventualmente questo contenuto vi è sembrato utile per avere appunto uno sguardo più attento, più consapevole a partire da adesso sulle cose che leggete e che leggerete, e fatemi sapere anche se vi interessa che facciamo altri contenuti di questo tipo. Noi ci ritroviamo prestissimo con il prossimo video, un bacio!